Ciao e benvenuti a Sale, Pepe e Sicurezza. Oggi parliamo di cottura. La cottura rende commestibili e più digeribili gli alimenti, arricchendoli di sapori, odori e nuovi colori. È importante perché disattiva sostanze legate a principi nutritivi, come nel caso della vidina, una sostanza proteica contenuta nell'albume dell'uovo crudo che è legata alla biotina e la rende inutilizzabile da parte del nostro organismo. Ma soprattutto rende più sicuri gli alimenti, perché elimina i microrganismi patogeni. Il livello di sicurezza però dipende da noi, da come noi svolgiamo questa operazione. Ci sono infatti vari fattori che influenzano l'operazione positivamente oppure negativamente, come ad esempio il tempo a nostra disposizione, le nostre conoscenze, ma anche le nostre abitudini e tradizioni. Se cuocere troppo poco un alimento ci fa incorrere nel rischio della presenza di microrganismi patogeni, cuocerlo troppo, dal lato opposto, può comportare la formazione di sostanze dannose per la nostra salute. È importante quindi che riusciamo a mantenere sotto controllo questo processo in modo tale da raggiungere le temperature che ci permettono di eliminare i microrganismi patogeni, ma restare al di sotto delle temperature che invece creano sostanze dannose per la nostra salute. Un utile strumento per valutare il grado di cottura degli alimenti è il termometro da cucina. Invece è assolutamente da evitare basarsi sulla variazione di colore dell'alimento. Vediamo alcuni aspetti positivi e negativi della cottura. Iniziamo dagli aspetti positivi. Il calore denatura le proteine, quindi le fa passare da una struttura globosa ad una struttura più distesa e lineare che è più facilmente digeribile dal nostro organismo. Anche il licopene, una sostanza antiossidante contenuta principalmente nei pomodori, diventa più disponibile e più facilmente assimilabile dal nostro organismo a seguito del trattamento col calore. Gli aspetti negativi riguardano principi più sensibili come le vitamine idrosolubili B e C. La perdita di queste vitamine può aggirarsi intorno al 50%. Anche le vitamine liposolubili A, D, E e K vengono perse, benché leggermente più resistenti. I sali minerali possono essere persi invece nei liquidi di cottura. Ma niente paura, la giusta alternanza di alimenti crudi e cotti nell'ambito di un'alimentazione varia ci permette di assimilare tutti i nutrienti, senza carenze e senza bisogno di ricorrere ad integratori. Andiamo a vedere le caratteristiche principali dei vari metodi di cottura. Innanzitutto la bollitura. È un metodo che è usato per le verdure, i legumi, ma anche la pasta, il riso, il pesce, la carne e le uova. È un metodo che ci permette di limitare l'uso di grassi da condimento. Lo possiamo fare in pentole tradizionali, quindi con temperature che arrivano a temperature di ebollizione dell'acqua, 100 gradi centigradi, oppure con pentole a pressione, dove la temperatura arriva invece a 120 gradi centigradi circa e i tempi di cottura diminuiscono. Qualsiasi pentola usiamo, ricordiamoci di utilizzare poca acqua, soprattutto per verdure e legumi, per evitare di perdere vitamine e sali minerali. Benissimo per quanto riguarda le zuppe oppure i brodi, perché sono parte integrante della pietanza. Ricordiamoci inoltre che la bollitura è diversa dalla lessatura. La bollitura arriva appunto a 100 gradi centigradi, mentre invece la lessatura si tiene leggermente al di sotto, intorno ai 90-95 gradi centigradi. La sbollentatura è un processo ancora diverso, perché è la precottura che viene fatta per intenerire alcune tipologie di alimenti. La cottura al vapore viene utilizzata di solito per le verdure, il pesce oppure i crostacei. Non comporta perdite consistenti di nutrienti e
mantiene le caratteristiche organolettiche. È ottima perché ci permette di non utilizzare grassi di cottura. Vi consiglio di utilizzare vaporiere, delle pentole idonee a questa tipologia di cottura, e di porre gli alimenti però in piccoli pezzi, perché altrimenti i tempi di cottura si allungherebbero. Anche il bagnomaria è una tipologia di cottura molto simile e delicata che sfrutta lo stesso principio e viene utilizzata di solito per riscaldare gli alimenti. La brasatura e la stufatura invece sono tecniche di cottura a fuoco basso per tempi lunghi. Qui abbiamo una discreta perdita di vitamine e minerali, ma che rimangono presenti nel liquido di cottura. Vi consiglio inoltre di utilizzare delle pentole antiaderenti per evitare l'uso di grassi. Vediamo ora la cottura al forno. Qui la temperatura varia dai 150 ai 240 gradi centigradi. L'aria calda raggiunge l'alimento e provoca la formazione di una crosta superficiale che impedisce la perdita di liquidi e di nutrienti. Per questo motivo è importante il preriscaldamento. Il forno ci permette numerose varianti di cottura, come quella classica, al sale oppure al cartoccio. Numerosi sono gli accorgimenti che possiamo adottare per evitare l'utilizzo di grassi, come ad esempio la carta da forno. Molti forni ci consentono la cottura ventilata. Qui il calore viene distribuito da una ventola in modo veloce ed uniforme. La frittura, croce e delizia di tutti noi, è da sempre considerato un metodo di cottura poco sano. E in effetti può esserlo, non solo per la quantità di olio che l'alimento può assorbire, ma anche per la formazione di sostanze tossiche come l'acroleina e l'acrilammide. Il primo accorgimento che possiamo adottare è quello di mantenere l'olio ad una temperatura intorno ai 170-180 gradi centigradi, che è la temperatura ideale per friggere. L'alimento deve essere completamente immerso nell'olio. In questo modo viene a formarsi una crosta superficiale che impedisce la fuoriuscita di liquidi e quindi di nutrienti e impedisce che l'alimento assorba una quantità eccessiva d'olio. La scelta del grasso in cui friggere deve essere fatta in base al suo punto di fumo. Il punto di fumo è la temperatura in cui il grasso inizia a decomporsi, alterando la sua struttura e formando l'acroleina, una sostanza tossica e cancerogena. Il momento è visibile anche ad occhio nudo perché dal grasso si sprigiona proprio del fumo. L'olio quindi più indicato per friggere è l'olio di oliva, per il suo punto di fumo relativamente alto. Va bene anche l'olio di arachidi. Evitiamo lo strutto, l'olio di semivari, le margarine e il burro. Non usiamo l'olio di fritture precedenti. La cottura alla griglia e alla piastra sono metodi di cottura potenzialmente dannosi, perché a causa delle temperature troppo alte possono formarsi sostanze cancerogene come sono gli idrocarburi policiclici aromatici e le ammine eterocicliche. È difficile, soprattutto nel barbecue, controllare bene la temperatura, che può variare da zona a zona. Gli alimenti sono direttamente a contatto con il fuoco e c'è il rischio che possano bruciarsi superficialmente. Vi consiglio, una volta cotti, di eliminare queste parti carbonizzate. Non preoccupiamoci di eventuali strisce brune che vengono a formarsi sulla carne, sulle verdure o sul pane cotti alla griglia. L'importante è non carbonizzare la superficie esterna. Evitiamo che le sostanze grasse gocciolino direttamente sulla brace
e accompagniamo i cibi cotti alla griglia con ortaggi freschi e succo di limone naturalmente ricchi di antiossidanti. È importante inoltre non salare gli alimenti crudi prima di porli sul barbecue per evitare la fuoriuscita di liquidi e quindi di nutrienti. E infine vediamo la cottura in microonde. È un forno ampiamente diffuso che sfrutta il flusso di microonde per agitare le molecole d'acqua contenute negli alimenti. L'oscillazione delle molecole d'acqua provoca il riscaldamento. A differenza dei normali forni tradizionali dove il riscaldamento avviene dall'esterno verso l'interno, nei forni a microonde invece il calore viene propagato dall'interno verso l'esterno. Ecco perché a volte i cibi cotti con questo elettrodomestico possono risultare tiepidi esternamente e invece bollenti all'interno. Questo tipo di cottura ci permette di dimezzare i tempi, di ridurre al minimo la perdita di sostanze nutritive e l'aggiunta di condimenti. Purtroppo però non lo possiamo utilizzare per alimenti di grossa pezzatura, perché le microonde penetrano soltanto per 4-5 cm all'interno dell'alimento. Vi consiglio di usare forni a microonde con il piatto girevole o in alternativa di cambiare più volte la posizione degli alimenti all'interno del forno. Piccola considerazione finale: in generale nessun metodo di cottura è migliore di un altro, va comunque ricordato che una cottura impegnativa per la digestione, come può essere la frittura, va utilizzata con moderazione e possibilmente non di sera. Care amiche ed amici, anche per oggi Sale, Pepe e Sicurezza finisce qui. Vi aspetto nelle prossime puntate.